Dall'avvocato Mauro Dell'Ambrogio, segretario generale dell'Università. Buonasera, benvenuti a Lugano e benvenuti a Mendrisio. Una canzone brasiliana dice che quando si sogna assieme, i sogni diventano realtà. Mai come oggi ci rendiamo conto che l'università che nasce in questo preciso momento storico riceve l'apporto di tutte le idee, di tutti i progetti e le passioni che per 150 anni si sono confrontati nel nostro cantone su questo tema. La nostra opera inizia oggi e ci riguarda tutti, perché questa università nasce grazie al contributo della società civile che l'ha voluta, comprendendo che dal suo essere dipendesse molto del suo avvenire. L'Università della Svizzera Italiana costituisce un'occasione unica di autodeterminazione per il Canton Ticino. E la raccomandazione che ha fatto mia madre quando io sono partito a studiare a Venezia, con quella saggezza popolare che veniva dalla condizione contadina, mi ha detto vai e non perdere tempo. Il Ticino non solo sa essere ottimista, non solo sa esprimere attese e speranze, sa pure essere generoso. Per imprese così vale la pena di viverci, di operarvi. Anche se per noi si tratta di cronaca quotidiana, nella giornata odierna, lo sentiamo tutti, la Svizzera italiana scrive da protagonista una pagina importante della sua storia.